Siamo partiti tanti anni fa. Padre Matteo Ricci è partito alla metà del Cinquecento. Noi siamo partiti nel 1998 quando abbiamo sottoscritto il primo rapporto, il primo protocollo d'intesa tra una regione italiana e la municipalità di Shanghai. E fu proprio in quel momento che scoprimmo l'importanza di Padre Matteo Ricci, quanto fosse noto in Cina, quanto fosse importante la sua figura, e capimmo quando i cinesi ci portarono nel corso di quell'incontro a visitare il museo di Shanghai quanto la cultura fosse importante come veicolo di promozione dell'economia e della società marchigiana in quel paese, e che quindi le relazioni economiche e sociali avrebbero potuto avvalersi di un vettore straordinario come la cultura. E da lì partì l'idea di valorizzare questo personaggio straordinario, Padre Matteo Ricci. E più volte in tono minore abbiamo utilizzato questo passaporto per entrare in Cina. Ora lo utilizziamo in occasione dei suoi 400 anni della morte come mostra ufficiale, a questo punto potremmo dire dell'Italia. Ci dispiace molto che questo progetto non sia stato compreso dal governo nazionale, che non l'ha sostenuto se non con un patrocinio gratuito, quindi non ci siano state risorse finanziarie a sostegno di questo progetto che forse avrebbe potuto una valenza non soltanto per la nostra regione ma per l'intero paese.